Ivano Ruggeri è venuto dopo la gestione Bortolotti, e perciò è chiaro che ha continuato nella gestione Bortolotti mettendo magari qualcosa in più a livello di iniziative personali. Però quella era un Atalanta con un marchio ben preciso, prima i Bortolotti e dopo i Ruggeri. Sicuramente era più una squadra a livello familiare, ma le famiglie di una volta, dove c'erano chi comandava e chi obbediva. Chiaramente, come si fa in famiglia e non come si fa in fabbrica. E invece del Ruggeri uomo, che cosa ricorda? Ruggeri uomo, sicuramente una persona innamoratissima di sua moglie, una persona presente ai fabbisogni della società, una persona che viveva a 360 gradi, non guardando in una sola direzione. Diciamo un uomo vero. Con Bortolotti, il presidente con il quale ho avuto i migliori rapporti. Il rapporto è stato una cagnolina da me regalata ad Alessandro, che è venuto giù in cascina e ha visto che avevo un po' di cagnolini e ne ha voluto una così, che era nata da poco, e lui l'ha chiamata Mondo,